cappello e gli devo far sparire. Cara Cartes Channel. Pappadero a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi siamo qui tornati appunto su un nuovo video. Mi sono appena svegliato. Faccia di merda. Come avrete visto dalla preview, sta venendo il sole. Capisci più occhi. Come avrete visto dalla preview e dal titolo, oggi andremo a disegnare dei disegni appunto microscopici. Non so come. Spero che la videocamera riprenda a dovere, che non mi rompa i coglioni. I disegni, se non ricordo male, saranno 4. Detto questo, vi informo che i disegni, se non ricordo male, dovrebbero essere 4 o 5. Iniziamo col primo e buona visione! Aspetta che ce lo proviamo. Niente, meglio di così lo metto a fuoco. Questo è il mio gattino ultra microscopico, che non rende l'idea. Però vi faccio vedere in base al foglio quanto sia grande. Lo metto a fuoco. Però eccolo. Guardate quanto è piccolo in realtà rispetto al disegno. Che cacchio. Dai, sono un genio. Il primo disegno, come avete visto, avevo già anche parlato sopra il disegno stesso, è un piccolo micetto, un gattino di merda. Io non posso vedere gatti, è l'animale che io più odio. Io odio con tutto me stesso, forse per me li estinguerei. Detto questo, è un piccolo micetto, un gatto, chiamatelo come vi pare, e non è venuto malissimo, però poteva uscire anche meglio. Super piccolissimo, sarà neanche una noce, forse. Detto questo, iniziamo col secondo. Qui abbiamo un gufo invece. Sempre come vi ho detto prima, avete visto, già zoomato e tutto, spero che si veda bene comunque sia. E niente, questo è un gufo disegnato nel miglior modo possibile, tra virgolette, cartoonizzato, come lo disegno sempre nella fase del tatuaggio, quasi sempre. Perché quando vado a tatuare dei gufi li faccio quasi sempre su New School o cartoon, mai un gufo realistico. Ho creduto il telecomando della videocamera. Quindi sì, questo genere, ovviamente non li tatuo così perché così, povero me, farebbe solo cagare. È uscito piccolo, quindi nel dettaglio ci sono andato abbastanza pesante. E certo, non potevo fare gli occhi, il becco è uscito nero, per sti gran cazzi. Spero che vi sia piaciuto, vi amo al terzo. Come potete vedere, è ancora più piccolo degli altri disegni, lasciate perdere la qualità, che però tutto sommato non sono venuti neanche malissimo, dai. Però dai, che stiamo migliorando. Il terzo è una piccola bimba, un bebè, un bimbetto, no, una bimbetta, cazzo, un bimbetto, ma sei scemo, un bimbetto con le codine, e che ci è tornato là. Stava di. Questo forse è il risultato migliore di tutti, tra virgolette. Il più piccolo, sinora, ma anche il più carino, essendo un disegno semplice, bastava fare la bocca, tornato le corine e fatta la bimba. Sì, a me personalmente piace come questione, essendo veramente proprio piccolo, cioè non è manco l'unghia di mio mignolo, è una cosa del genere. Aspettate, lo prendo un attimo. Per rendere chiara l'idea, non è neanche un'unghia del mio mignolo. Cioè, capiamoci. Sono un fenomeno. Detto questo, ora vi stupirò. Saliamo di livello, ragazzi. Come quarto disegno, fanculo i gufi, fanculo i gatti. Direi anche fanculo i bambini, ma i bambini a me piacciono, quindi non lo posso dire.
Porca il resto per stanno utile forte. Facciamoci da parte e vi presento un paesaggio microscopico. Via! Io chiedo scusa per la messa a fuoco in questa posizione, ma meglio di così non prendo. Ma è zoomata al massimo, ma fa cagare a cazzo. Abbiamo alzato il livello di difficoltà. Come potete vedere abbiamo un gatto, un gufo, una bimba e ora anche un paesaggio. Dai sì. Forse la punta della penna è troppo spessa. Magari la prossima volta lo faccio con una punta un po' più fine. Ho appena tirato una serie di starnuti e ancora continuo ad abusare di pulito al naso. Porca troia, devo starnutire, ma non voglio starnutire, cazzo. Questo era il paesaggio, ovviamente una barchetta con il mare, le montagne dietro, il sole che emana dei raggi, non ce la faccio. Con il sole che emana dei raggi, che illumina tutto il resto, ovviamente non ha nessuna sfumature né ombre, quindi non si sa dove cazzo illumini questo sole. Però nel complesso rende l'idea del paesaggio e devo dire che mi piace parecchio, perché risulta essere anche molto 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 più piccolo della bambina stessa che ho disegnato prima. Ma ora alziamo nuovamente il livello. Il paesaggio non era tutto. Adesso leviamo via le penne, prendiamo le matite, una matita. E poi capirete perché. Andremo a realizzare, o meglio, andremo ad inventare un volto umano. Ritratto ovviamente. Semplicemente il più piccolo possibile. E buona visione! Ovviamente una matita microscopica, come avete visto, per un disegno microscopico questo risultato fa veramente ma veramente cacare. Ovviamente realizzare un ritratto, leviamo la messa a fuoco, va, mettiamo lo zoom, leviamo lo zoom, che guardando, scusate la mano ferma, guardando rispetto agli altri, guardando il gattino che sta qua, gufo, la bimba, paesaggio, e poi realizzare anche un ritratto della stessa dimensione di tutti gli altri non è stato semplice, quindi accettiamolo così com'è. Come ho già detto, matita microscopica per disegno microscopico. Questo era il ritratto inventato dalla mia testolina. Avete rotto i coglioni con questi messaggi? Ovviamente non si capirà una beata cippa di beep. Però spero che vi sia piaciuto il risultato comunque sia. Non sembra niente, sembra una patata con due occhi. Suonava malissimo. Patata intesa come ortaggio, ovviamente. Con due occhi, un naso e una bocca. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, di avervi fatto compagnia come sempre. Come sempre, e dai, un'altra volta. Lascia un like e condividi se ti è piaciuto questo video. Fammi sapere nei commenti quali altri video vorresti vedere per la prossima volta, ma fatti sentire una buona volta perché non sto più ricevendo commenti, e lo dico francamente. Noi ci si vede come sempre lunedì alla solita ora e... TRIPAPADEO! Galec Artist Channel.